Va bene, qua c'è un livello del lago, mettiamo papà. Ho sentito il suo per la prima questa volta, questa lotta. Vedete appunto, signori, popcorn, ecco voi popcorn. Molto bene. Indico la strada. Indichi la strada? Se non fosse per il fatto che sei lento. Senti, gonfiamoci, ok. Caspita, datemi un'altra! Ok. Aspettate, eh. Ho capito come bisogna fare qui. No! Niente. Ma c'è la rampa lì, oh, ma quanto sono cretina io, eh? Quanto posso essere cretina? Allora, sono cretina io, non vedo le rampe, sono pure indicate dagli orologini neri. Oh. Ma dai, cado! Non vale, cado. Ok, cado, non vale. Oh, adesso ci riprovo, ma fatemi saltare, giusto? La precisione è zero quando vuoi accelerare le cose. Vabbè, precisione bonus, ok. Attacco delle serpente. Bel bottino. Salto su. Sono dovuto gonfiare perché altrimenti non riusciva a imitare un palloncino, capito? Sì, metti il nostro amato Wind Up, bene amato Wind Up. Prego, crolla, ovviamente. Adesso andiamo, dai che dobbiamo recuperare la seconda in garaggio. Come parlo bene. Ok, per questo sarebbe per forza fermare il tempo. Che argomento dell'orologio? Perché va bene che ho detto che io sono leale, non fermo il tempo per disintegrare delle bici, però con questo bisogna per forza. Perché appunto c'ha le braccia che mi girano. Giochi allora. Ah, è così col cerchio. Vabbè, la prossima volta che esce un gargoyle dell'orologio. La prossima volta che esce un gargoyle dell'orologio facciamo. Lo attacchiamo con la sua stessa moneta. Ok. Cosa devo fare qui? Ah sì! Aspettate, devo controllare bene per farlo qui. Ok, ho capito. No, non ho capito. Ah, sì, ho capito. Beh, visto.
Lo sapevo io. Lo sapevo io, cretino! Madonna, stronzo di... lo sapevo io che apparivo uno scheletro, lo sapevo io che veniva uno scheletro a rompermi le palle. Ci riproviamo, questa volta basta scheletri, basta! Oh, sono arrivata al nido. Bene, ingranaggio giallo. Ottimo, un altro ingranaggio. Andiamo a montarlo. Bene. E poi da notare anche lui italiano è diventata strana. Skylander, l'hai fatto tu per caso? Ehi bello, per tua norma e regola questa aeronave è uno strumento di precisione. Se non avessi passeggeri a bordo, farei un tonno. Ne sono sicuro. Cosa ha detto, un tonno? E comunque la mogolfiera. Dubito che riuscissi a fare un tonno. O tonno, tonno. Beh, ovviamente è quello in mezzo, scommettiamo ovviamente, sì. Ottimo lavoro, ancora un ingranaggio e potremo aprire la porta. Il prossimo si trova nelle... Oh no, ci risiamo. Nelle... Beh, ve lo dico io, ve lo ricordo, cos'è dell'acqua? Clark, ci ha rimandati nel passato. Quello era il mio ingranaggio e lo rivoglio. Preparati a difenderti dalla mia elegantissima tuta, Skylander! All'attacco! Oh, aiuto! Siamo contro Clark come primo round e per farlo ovviamente ammazzare dobbiamo fermare il tempo. Ma non in questo caso, mi sono confusa ragazzi, perché in questo caso non serve il tempo per fermare il tempo, però serve in un altro caso, se mi ricordo bene. Sì, infatti, se mi ricordo bene, il tempo ci serve nel caso definitivo. Guarda che tipo qua. Perché faccio così? Se posso fare la ruota, ma da quanti danni che ti faccio, cretino? Avuto fortuna, Skylander, ma non finisce qui. La mia torre è impenetrabile. La tua torre? La torre del tempo. E gira le lancette, andiamo avanti. Ok, siamo andati nel presente.